Giovedì 5 giugno all'ippodromo di Firenze si sono svolte due prove riservate all'anglo-arabo, due maiden divise per sesso sui 1500 metri. Tra le femmine trova la prima vittoria in carriera Calandrina, puledra finita sotto le attenzioni di molti appassionati vista la sua nobile discendenza. Ma non è stata una passeggiata per la figlia di Sacchi Secret e Calum. La femmina abbaglia sellata da Endo Botti è stata montata con estrema fiducia da Antonio Fresu, che non ha mai mollato sulla fuga in avanti di una positiva Crystal Grey. La grigia del Team Topalli ha imposto un ritmo selettivo, arrendendosi solo nel finale sull'avanzata di Calandrina, cavalla sicuramente con importanti qualità, ma che dovrà fare molto meglio nei prossimi impegni. Resta comunque la vittoria, che sicuramente fa esperienza e soprattutto dà continuità all'allevamento del signor Pietro Piras. Deve amministrare ora la grigia battistrada nei confronti di Calandrina che ci prova. Crystal Grey sta scappando lungo la corda dalle grinfie di Calandrina. Crystal Grey che si deve ancora difendere da Calandrina che tutto sommato ci crede fino in fondo. Calandrina, Crystal Grey, Calandrina, Calandrina sul palo. Lo spunto di Calandrina. Tra i maschi in caccia della prima affermazione in carriera brilla un grintoso Cupido Mio, altro mezzo sangue al successo proveniente dall'allevamento di Giovanni Azzini. Il figlio di Pantuosco e della fattrice tedesca Suerte Rapida ha segnato dei bei passi in avanti rispetto alle prime uscite, vincendo con in sella Maria Ossanna. Dopo aver seguito i primi, l'allievo della premiata ditta Azzeni Geraci ha mosso decisa centropista, passando in chiara evidenza e nel finale ha controllato Galateo da Clodia ed Elio da Clodia, finiti nell'ordine a completare il podio. Poi Elio da Clodia, Galateo da Clodia, quattro in una linea, sempre insieme però mantiene qualcosa di vantaggio nei confronti di Cupido Mio che sembra passare nei confronti di Elio da Clodia, poi ci prova Coram Leite e anche Galateo da Clodia, Cupido Mio ingaggia lotta con Elio da Clodia, Cupido Mio, Elio da Clodia, Cupido Mio, anche Galateo sta finendo forte all'esterno, ma è Cupido Mio che centra la prima vittoria in carriera nei confronti di Elio da Clodia, Galateo da Clodia. La grande giornata delle Oaks d'Italia prevedeva anche il prestigioso premio Carlo Vittadini, tradizionale gruppo 3 per cavalli di 3 anni ed oltre sui 1600 metri. Impresa strabiliante da parte di Aria Importante e del suo interprete Mario Sanna, chiamata a vestire i colori della Blueberry. La femmina di 3 anni ha accettato la sfida contro i maschi e contro gli anziani, giocandosi tutto con la tattica di front runner per sfruttare al meglio il pesetto di 52,5 kg e mezzo. Riuscito nell'intento di prendere la testa della corsa, il jockey di Burgos ha gestito bene i primi parziali e dopo ha dovuto prima debellare l'attacco a traguardo lontano del tedesco Potionkin e poi quello nell'ultimo furlong del compagno di training Pensiero d'Amore. Il tutto lo ascoltiamo nella fantastica telecronaca di Luca Galbiati, a seguire le parole del fantino Mario Sanna. Con Potionkin che è traguardo lontanissimo, ritorna l'attacco di Aria Importante, dandogli un break micidiale al traguardo lontano. Fulminix si mantiene terzo, poi Pensiero d'Amore, Badran che prova ad avvicinarsi, poi Fayatame out of time, Potionkin su Aria Importante che prova a difendersi, Fulminix che aggredisce in terza corsia, poi Pensiero d'Amore, gli altri faticano a intervenire, Aria Importante che è ancora in vantaggio, Pensiero d'Amore che si affaccia al largo dopo aver scavalcato Fulminix, Potionkin che rimane in quota, Aria Importante che è ancora in vantaggio sotto l'attacco di Pensiero d'Amore che insiste su Aria Importante che si difende ancora, Aria Importante su Pensiero d'Amore, Aria Importante, Aria importantissima, è importantissima, è importantissima. Mario Sanna in cost to cost per la Blueberry e colori, Alduino Botti al training. Pazzesco, ed eccola che rientra la vincitrice del premio Carlo Vittadini, prova di gruppo 3, Aria Importante.
Attendiamo che Mario scenda e la linea che va a Max. Ecco, il sogno si è avverato, perché come dicevamo in apertura di giornata era bello ed importante come l'aria che respiriamo il vedere una cavalla di 3 anni, femmina, andare a laurearsi in questo premio Vittadini e quindi ci fa anche, ci dà la dimostrazione della bontà di questa cavalla che ha espresso corsa dopo corsa, è uscita da un Regina Elena dove devastante, si è ripresentata nel Dogara facendo un numero pazzesco, oggi ha messo in fila maschi e anziani, veramente una cavalla sopra le righe nella sua generazione, solo una cavalla avrebbe potuto batterla, ma purtroppo ha preso la via degli States. Ci teniamo però, aria importante, e ci prendiamo stretto Mario Sanna, al quale innanzitutto hanno fatti dei grandi complimenti. Sicuramente è una grande cavalla, è un'emozione montarla, no? È una grandissima cavalla, guarda, ho provato una sensazione indescrivibile, veramente una cavalla d'oro, e oggi penso l'abbia dimostrato, ha sempre respinto tutti gli attacchi fino in fondo e ha un gran cuore che è gran mezzi. Mario, io però voglio fare dei complimenti anche a te, perché montare questa cavalla significava avere veramente tante responsabilità addosso, immagino, e poi con i metri che andavano, con il traguardo che si avvicinava, immagino che la responsabilità si faceva sempre più forte. Al di là di aver interpretato bene l'andatura, mi è piaciuta la finezza quando li hai visti arrivare, la cavalla era stanca, gliel'hai mandata vicino per cercare l'ultimo guizzo. Sì, montare questa cavalla è una cavalla, guarda, ci ha avuto tanta ansia, tanta attenzione, però mi sono sfogato tutto in corsa, abbiamo visto i risultati e sì, come hai detto tu, la cavalla era un po' stanca, ma ha cambiato assenso, è stato l'ultimo guizzo e l'ultima forza per arrivare primo sul palo. Finezza da grande Fantino, complimenti Mario, complimenti, e un altro applauso e standing ovation per Aria Importante. L'edizione 2021 delle Oaks d'Italia, all'oro classico riservato alle femmine di 3 anni sui 2200 metri, si preannunciava alla vigilia molto aperto, con le straniere Anush e Invite a capeggiare la punta, seguite dalle grizzettiane Cima Star e Sopran Basilea, mentre l'imbattuta Eulaila, unica inviata da Cenaia, era considerata un outsider. C'era grande attesa da parte dell'Ippica Sarda per vedere all'opera Memo dell'Alghier. Ma la protagonista assoluta è stata la cavalla sellata dal Duino e Stefano Butti, assieme al suo fantino Dario Fargiu. Una corsa pazzesca che ha visto sgabbiare senza un ferro anteriore la portacolori della scuderia Coaffin. Il resto è tutto nella telecronaca emozionante dello speaker di San Siro. A seguire le voci di Dario Fargiu e di Stefano Butti. Comincia a far sentire con Invite che sia quarta terza, Nania su Karsang, Cima Star che segue, Sopran Basilea a sua volta, Anush per via interna e poi le altre due, con Eulalia che piomba al fianco di Zelandia, di fuori c'è Invite, Anush che cerca i varchi, attacca anche Sopran Basilea, Cima Star al largo di tutti, con Eulalia che è 300 è passata nei confronti di Sopran Basilea, Invite che ha poco da dire, Anush nei varchi, di fuori Cima Star che si presenta, Sopran Basilea, Cima Star all'attacco di Eulalia, all'interno c'è Anush, Eulalia che è ancora in vantaggio su tre assassine che ci provano, Eulalia su Cima Star, Eulalia, la corsa no di Dario Fargiu è diventata sì. Al secondo è ancora Cima Star, per il terzo vicine Anush e Sopran Basilea. Eulalia 12 contro 1, Dario Fargiu a segno, la Coaffin ai colori per il team Botti, Alduino per l'arcano della Coaffin che batte Cima Star, mentre per il terzo sono molto vicine all'interno Anush e a largo sopra Basilea. Eulalia. L'applauso del pubblico, tutto per te, Dario! Dario! Siamo di un altro pianeta, Dario! Grande Dario! Bravo, Dario! Applausi a non finire, come è giusto che sia.
in una giornata dove abbiamo visto tantissime, abbiamo visto delle belle storie avverarsi. Questa è forse una delle più belle, perché la corsa, le Oaks erano veramente un tabù per Dario Vargiu, e quest'anno ha fatto i numeri fuori misura per esserci qua a neanche 2 mesi dall'infortunio, per salire in sella a una cavalla che non partiva fra le favorite, ma che Dario ha sempre montato con la consueta grinta ed ha avverato il suo personale sogno, andando ad aggiungere al suo già quasi completo palmarès delle nostre classiche anche finalmente le Oaks. Dario. Dario, allora, hai sfatato il tuo tabù, ma il bello è che l'hai fatto in questo momento, cioè adesso appena rientrato. Bravo, infatti il primo pensiero è stato: dovevo spaccarmi la schiena per vincere le Oaks. Quindi ben venga, è servito. Senti, hai dovuto lottarla fino in fondo, ma mano a mano arrivava il traguardo, e quando è passato il traguardo, che cosa hai provato? È stata liberatoria, anche perché si preannunciava una corsa molto, molto difficile, molto dura. La cavalla è stata fantastica, è partita un po' nevrile, un po' sul morso, di là l'ho fatta allargare un po' proprio per rilassarla, poi si è rilassata, ha preso fiato in curva, mi ha fatto addirittura, più spingevo più andava, dico non mi passano più, poi incrociavo le dita lì per lì, dico no, ormai siamo qua, dai. E ce l'abbiamo fatta. Assolutamente sì, Dario, di solito faccio i complimenti, questa volta mi inchino invece. Grazie. Un altro applauso per Dario Vargiu. E per tutto il team di Ulaia per la vittoria in queste Oaks. Linea che torna a Micol. Grazie Max, allora io sono con Stefano Botti. Stefano, raccontaci subito cos'è successo a Ulaia alle gabbie, perché questa vittoria è ancora più importante. Ma niente, mentre è entrata nelle gabbie ha avuto un attimo un problema con l'uomo, così, e si è levata un ferro nelle gabbie, ha fatto tutta la corsa senza un ferro davanti a sinistra. Wow, quindi è una prestazione ancora più importante. Era arrivata da imbattuta a questo appuntamento e aveva fatto vedere di essere una cavalla che aveva un bello speed. L'abbiamo vista tirare, Stefano, all'inizio? Sì, non è venuta una corsa, diciamo, lineare come le altre volte, perché abbiamo trovato all'interno quella di appunto dei Roveda, che ha fatto una bella andatura. Lei è rimasta faccia al vento, ha tirato molto dalla parte di là, poi dopo addirittura è riuscita gradatamente a fare la sua progressione. Dario è stato bravo a dosarla, a stare un po' più largo dalla parte di là e poi addirittura prenderla in progressione, e insomma poi il resto l'ha fatto la cavalla sicuramente. Aveva già fatto vedere di essere una cavalla potente, Stefano, questo lo aveva dimostrato. Sì, però ti devo dire la verità, è arrivata questa corsa da imbattuta, è tutto vero, però aveva delle linee che ti facevano un po' paura, ti mettevano un po' di pensieri, perché quelle che abbiamo battuto poi alla fine non si sono ripresentate. Però è arrivata a questo appuntamento, imbattuta, fresca, con una buona condizione, e tutto è andato per il meglio. Ne avevamo parlato in fase di presentazione, Ulaia forse era la cavalla che più di altre aveva bisogno di conferme. Stiamo vedendo gli ultimi metri con il super slomo e un Dario Vargiu che urlava sul traguardo per tante cose, prima volta nelle Oaks dopo l'infortunio. È vero, sicuramente era un momento emozionante, come hai detto te, rientrava dall'infortunio anche grave e tutto, e poi appunto sono le sue prime Oaks, sicuramente. Stefano, complimenti, le Oaks le abbiamo portate a casa. Grazie mille a tutti. Is this life for living? Oh, ease my mind. Tell me I'm forgiven. Ease my mind, oh, ease my mind, oh. Stay close, don't go. I got no. Until tomorrow, I'll be staring out the window, thinking, please keep us safe. Until tomorrow, I'll be watching. L'ottavo convegno della riunione primaverile all'ippodromo di Chirivani si è aperto con il successo di Calamoresca nella condizionata riservata ai purosangue inglese di 2 anni sui 1200 metri.
Impressionante la galoppata della Baia sellata da Antonio Cottu, che con in sella Antonello Fadda ha gestito con grande sicurezza la corsa sin dal via, dando una prima accelerazione iniziale per poi allungare e cambiare ancora marcia ai 300 finali, destando un'ottima impressione. Ral dell'Alghero ha rimediato una buona piazza d'onore, nonostante un avvio complicato, precedendo la debuttante Safina Onzana e la Ghana dell'Alghero. Per la figlia di Vadamos, con madre da Kodiak, si tratta del secondo trionfo in carriera in altrettante uscite, a conferma del buon sangue da cui discende. A fine gara, le parole di Antonello Fadda, quelle del morning jockey Massimo Marcialis e quelle del signor Giuseppe Solinas, proprietario di Calamoresca. Antonello Fadda, forte il successo Calamoresca, due corse da imbattuta, oggi lo stesso ha dimostrato davvero di essere una cavalla buona. Beh, sì, ho fatto quasi da passeggero, gli ho chiesto il minimo indispensabile e basta, può solo migliorare. L'altro giorno 1000, oggi 1200, quindi come avevi detto già l'altra volta, può allungare tranquillamente. Ma anche 1600 qua ci arriva tranquillamente. Ok, complimenti. Grazie. Dunque, così vai avanti, non sforzi, non... anche se ti attaccano, lei lo fa facile. Poi vediamo in futuro come correre, che distanze farà e tutto. Per adesso bene, va bene che così. non dico altro. No, per ora va bene così. Due vittorie in due uscite. Due uscite alla grande, insomma, senza mai forzare al massimo, vediamo un po'. Ok, complimenti a tutto il team. Grazie. Abbiamo qui il proprietario Giuseppe Solinas, ne abbiamo parlato l'altro giorno, un'altra bella soddisfazione. Porti a casa il memorial di un proprietario storico dell'Alpi Cassarda. Forse è meglio soffermarci anche su questo. Ma sì, sicuramente avevo già vinto altre volte il Cicchè Dupesse, che era una persona che conoscevo, era un amico, una persona, un grande sportivo, un grande ippico. E niente, ci tenevo, la cavalla ha risposto bene. Penso che più di così non si possa fare. Poi vediamo. Noi andiamo sempre avanti, corsa per corsa, a vedere quali saranno e quali sono miglioramenti. Mi auguro sempre ce ne siano di più. E poi non lo so, siamo qui. Ci siamo. Per la facilità per cui ha vinto, i sogni sono più maggiori. Ma sicuramente fa ben sperare, dai. Però continua a tenere i piedi per terra, come già dissi la prima volta. I cavalli sono delle cose bellissime, però ti danno soddisfazioni, ma tante e tante dispiaceri. Per ora, dai, belle. No, cose bellissime, vincere qua poi per me è molto particolare, perché qui ci ho vinto il Criterium, ci ho vinto tante corse, altre ne ho perse, per carità, caspita, perché quando si entra in pista ci sono tanti pro e tanti contro, però sono contento, dai. Il team funziona bene. Sì, il team è collaudato da circa 20 anni, per cui l'anno prossimo faremo il ventennio e quindi mi auguro di portare qui, boh, altri cavalli all'altezza di quelle che sono le tradizioni della scuderia. Poi andiamo avanti così. Ok, complimenti a Giuseppe Solinas, al team Cottu e in bocca al lupo. Us together. Oh, tell me why. Oh, tell me why. So if you can't face forever, then tell me lies. Oh, tell me lies. Oh, stay close. Don't go. I got no. L'handicap riservato ai puro sangue inglese di 4 anni ed oltre sui 1200 metri premia la costanza di Amatrice Romana dopo le due prove incoraggianti da quando è approdata in Sardegna. Con in sella Sandro Gessa, la Sacchi Secret ha sfruttato al meglio la collocazione in perizia e il treno di corsa che vedeva Pintor Physic e Vivinca Lollaesa animare la prova, seguiti da Amatrice Romana, mentre il Top Weight Sud Sound System correva al risparmio. In dirittura finale Amatrice Romana spostava a centropista, passando chiaramente in evidenza sul duo di testa, ma costretta nel finale a respingere uno stoico Sud Sound System, finito vicinissimo alla Saura della scuderia Cuppelli. Una coraggiosa Vivinca Lollaesa resisteva al terzo posto su Pintor Physique. Amatrice Romana da Sacchi Secret e Guagliona regala una grande soddisfazione al proprio team. A fine gara le parole di Sandro Gessa. Sandro Gessa, porta successo Amatrice Romana, l'avevo indicata come una possibile
protagonista, così è stata la resa dei chili, mi sembrava la cavalla collocata meglio. Ma sì, sì, dai, anche io ero fiducioso per i chili, perché lei è sempre lì che pizzica la piazza. Oggi ho sperato camminassero un po' davanti, soprattutto Pintor Physique e Vivin, che hanno camminato e mi è venuta benissimo. E poi ho sfruttato il peso e in fondo lei è venuta su meglio. Sì, è piaciuto molto il finale che ha prodotto, secondo te può allungare anche di qualche forma? Ma io penso di sì, che qua lei arrivi anche a 1500-1600, ce la puoi far arrivare. Complimenti, Sandro. Grazie. They placed us together. Oh, tell me why. Oh, tell me why. So if you can't face forever, then tell me lies. Oh, tell me lies. Oh, stay close. Don't go. La maratona sui 2300 metri, riservata agli anglo-arabo di 4 anni ed oltre, ha rispolverato le doti intraviste lo scorso anno di Bolero de Florinas. L'allievo di Antonio Curto è stato interpretato da un Antonello Fadda, freddo e perfetto nella gestione delle operazioni, che l'ha visto portare a spasso il drappello, imponendo una falsa andatura che è parsa comoda per tutti. Baruffa provava a marcare da vicino il battistrada, il completamento della piegata conclusiva sferrava l'attacco. Ma Bolero de Florinas, che veste i colori della scuderia del signor Giuseppe Gattu, è ripartito in tromba, respingendo per tutta retta la rivale, conservando sul palo una lunghezza e mezza di vantaggio. Tigiano con Bolero che non molla su Baruffa e Regalini, Bolero, Baruffa, Bolero che la porta a casa con Antonello Fadda a precedere Baruffa. Al terzo posto emergeva Aquila dai Genta a precedere la rientrante Regalledi. Bolero de Florinas da Golden Titus e Gardenia Baia, allevato dalla signora Marta Campus, centra la terza vittoria in carriera dopo aver vinto lo scorso anno a Sassari a Villa Cidra. A fine gara intervistati Antonello Fadda e un soddisfatto Massimo Marcialis. Antonello Fadda, doppio di giornata, finalmente un Bolero de Florinas come si deve. Beh, in testa ha corso bene, ho fatto anche i miei comodi e rispondeva sempre. Bene, è andato bene. Senti, cavallo, forse si pensava all'inizio potesse fare il miglio, super giù, ha vinto bene a 2003. È vero che ti hanno fatto fare i tuoi comodi, poi sei stato bravissimo nella gestione della corsa e poi in fondo ti sei conservato qualcosa. Beh sì, ma io già la prima volta che l'ho montato mi sembrava un pochettino un po' corta, 1600 se non sbaglio. Sì. E oggi abbiamo deciso di correre in testa si è rilassato, le ho fatto fare, ti ripeto, i miei comodi come speravo che mi facessero fare, in fondo reagiva sempre. Bravo Lello, perché questa è stata un capolavoro tattico come te, anche Marcialis. Bravo. Grazie. Massimo Marciali, ci ritroviamo. Ci ritroviamo, Bolero de Florinas, ne parlavo anche con Antonello, un cavallo che all'inizio sembrava essere più portato al miglio, super giù, invece lui nasce da... Invece oggi ha dimostrato di fare bene la distanza, lui ricordiamo quarto in una corsa titolata. Sì, vabbè, oggi l'ha montato, guarda, un applauso al Fantino perché l'ha montato bene. È andato avanti, ha graduato, ha fatto una falsa andatura, insomma, ha avuto la fortuna che nessuno è andato a attaccarlo e poi, insomma, in fondo ha reagito bene, dai. Siamo molto contenti, dai. Ci voleva. Vi ho visto esultare come si esulta in una corsa di gruppo. Sì, vabbè, io ci tengo a sto cavallo, a lui è proprietario e tutto, che è un cavallo che ci vediamo anche l'anno scorso. Ci voleva, dai. Bene, bene. Senta, alla luce di questa vittoria lui si predispone più alla distanza o credi che da ora in poi possa fare con questa tattica anche i 1600? Io lo reputo sempre un Miller, capito? Anche da come nasce. Così magari fa anche la distanza, che nessuno l'attacca, capito? Si fa i comodi sui davanti e poi in fondo piano piano gratamente. Perché viene a casa. Sono contentissimo. Complimenti. Molto. Complimenti Massimo, settima vittoria stagionale, no, ottava. E in bocca al lupo. Tieni i conti tu. Grazie. They placed us together. Oh, tell me why. Oh,
tell me why. So if you can't face forever, then tell me lies, oh tell me lies. Oh, stay close, don't go. I got no until tomorrow. Facilissimo assunto di Coronas nella maiden riservata ai fondi inglesi di 3 anni, impegnati sui 1800 metri. Con in sella il suo stesso trainer Gianluca Fresu, il portacolori della scuderia Mura ha conquistato in breve la corda e il comando della corsa per poi gestire a proprio piacimento le frazioni, seguito da Cuore d'Or, Carmen e Kathmandu Day. L'andatura del battistrada si fa più sollecita all'inizio della piegata finale. In retta d'arrivo, non appena richiesta da Fresu, il Baio ha aperto il gas, volando via con un'accelerazione che ha annientato i rivali e rubando l'occhio dei più attenti. In Kathmandu Day, Kentasora, allunga ancora la battistrada Coronas, Coronas che da un capo all'altro con Gianluca Fresu griffa questa quarta corsa. A 5 lunghezze giungeva Carmena, mentre per il terzo posto a maggior intervallo si manteneva Kathmandu Day su Castellana. Coronas, un derivato da Imperatore da Claudia e Queen Like, in un solo colpo riporta alla vittoria il training di Gianluca Fresu e i colori e l'allevamento del signor Giovanni Mura di Bonorva, entrambi sentiti nel posto di gara. Vado. No, sta qua. Gianluca Fresu, al trainer e alla monta di Coronas. C'è un aneddoto di questo prima della corsa, avevo parlato e hai fatto un bel numero. Sì, sì, questo ci credevo. È stato sfortunato dall'inizio dell'anno, al debutto si era seduto dietro proprio alla partenza, aveva perso totalmente la partenza e in fondo arriva a sesto, fa un gran recupero, poi la corsa dopo era la Maiden ed è uscito a sorteggio, insomma, quindi rientrava dopo 2 mesi, si può dire. Oggi insomma ha fatto vedere che sa galoppare, dai, poi vedremo in seguito se si conferma. Senti, un numero da circoletto rosso, ho visto la distanza di giorni dal debutto, sì. Che non era stato neanche perfetto, quindi merito anche al lavoro mattutino, perché comunque... Sì, vabbè, comunque un cavallo tranquillo, insomma, che si lavora bene, si tiene bene anche addosso, affronta il lavoro in maniera sempre buona, dai, non va mai fuori di testa, quindi cavallo bene, sì. Dai. Senti, l'ultima battuta, internazionale è troppo vicino? Adesso vediamo come esce, dai. No. Mi tocca a parte, no? Ora dirlo adesso non si può, però vedremo, c'è una settimana soltanto. Infatti. Complimenti Gianluca, anche perché trainer monta, quindi bravo. Grazie, grazie. Gianni Mura, ai colori all'allevamento di Coronas, abbiamo il piacere di averti anche a te perché sei un allevatore proprietario che nell'angolo arabo c'è da parecchio, ritrovi la via del successo con un cavallo di Imperatore da Claudia e qui là. Una linea comunque la tua che si riconferma. Sì, sì, ci credevo io su questo cavallo, Gianluca mi ha confermato che era un cavallo discreto e adesso abbiamo visto il risultato, per il momento. Una bella vittoria in bello stile, perché comunque vincere così per dispersione, anche se era una maiden, lui ha dimostrato comunque di avere dei bei mezzi. Sì, sì, sembra buono, adesso vediamo più in là, dai, sulle prossime corse. Grazie, grazie. E niente, basta, sono contento così, è meglio di così. Penso che questo sia il massimo per un allevatore proprietario, vincere, sì, il coronamento, sì, di un allevamento, 4 anni di storia. Poi il primo figlio della fattrice anche dimostra di essere una cosa positiva, posso credere sulla madre ancora. Più che sulla madre, sulla genealogia, perché la madre, anche, sì. Sì, perché ricordiamo che la madre è sorella di Fascialo, secondo l'internazionale, Pasteru che è stato un buon cavallo, sì, sì, Mantissa, sì, sì. Insomma, anche la stessa Queen Like, penso che abbia vinto. Sì, un paio di corse mi sa, adesso non ricordo, sì, bene, sì, però sì. Qualcosa l'ha vinta anche la madre, sì, è vero. E poi niente, adesso vediamo in seguito, in futuro se si conferma ancora come oggi, diciamo. Ultima battuta, la scelta di Imperatore da Claudia. Imperatore da Claudia è un fondo inglese per la madre, abbiamo scelto lui e sembra che sia andato bene. La madre approach? No, Tragedian, puro sangue inglese lo stesso, però Tragedian, che sarebbe fratello di Green Desert, mi pare, se non sbaglio. Bene, bene così per il tuo allevamento, per la tua scuderia e in bocca al lupo per il futuro. Grazie, grazie, Clippy. Keep us safe, keep us safe.
Nella Maiden riservata ai fondo arabo di 3 anni, sempre sul miglio allungato, si materializza la tripla di giornata per il team di Antonio Cottu grazie al sigillo di Califo CPS montato da un grintoso Andrea Deias. Il figlio di Caligola ha preso posizione viaggiando in scia del gruppetto di testa guidato da Clarisse Sterling, che di buona lena indicava la via, pedinata inizialmente da Chiocciola, poi da Cuore Sauro e Consuelo. Nella piegata conclusiva Clarisse Sterling provava a reggere al comando, ma 300 dal palo veniva unitamente attaccata da Cuore Sauro e Califo CPS. I due danno vita a un duello entusiasmante, protrattosi per tutta la dirittura, con Califo CPS che riesce a spuntarla di una corta testa. In lotta con Califo che passa all'esterno, riprova all'interno Cuore Sauro, Cuore Sauro che riprova all'interno, i due in lotta fin sul palo con Califo CPS che dovrebbe aver avuto la meglio. Per il terzo risaliva a Chiocciola finalmente regolare, precedendo Consuelo che veniva distanziata al quinto posto per aver danneggiato Clarisse Sterling che veniva avanzata al quarto. Califo CPS da Caligola e Bonorva Pura premia le scelte allevatoriali della scuderia del signor Paolo Pudde e consegna al trainer Antonio Cottu l'ottava vittoria stagionale. A fine gara le sensazioni di Andrea Deias, di Massimo Marcialis e quelle di Michele Pudi in rappresentanza della scuderia di famiglia. Andrea Deias, porta successo al Califo CPS dopo il quarto dell'altro giorno, era un cavallo atteso in progresso in questa Maiden, le risolta in un bel testa a testa. Sì, ha detto benissimo, un cavallo in progresso, ancora molto verde l'altro giorno, oggi mi sono messo subito lì a tiro dei primi, un punto di riferimento che fa la dirittura è andata bene. Senti, lui discende dall'arabo, però ha dimostrato di essere un cavallo da corsa perché comunque anche l'altro giorno non era male contro una prima categoria. No, ti ripeto, il giorno ha corso bene, un po' inesperto, soprattutto nel finale, invece oggi ha dato quel qualcosa in più. Può essere il fatto anche dei 200 metri in più? Beh, sicuramente sì, un cavallone. Che fa più la distanza. Sì, sì. Complimenti Andrea. Grazie mille. Massimo Marcialis, buonasera. Ribuonasera. Senti, Califo CPS, un cavallo che discende dall'arabo, però ha dimostrato sempre di correre in progresso, forse ancora un po' verde. Sì, l'ultima è quarto con altra categoria, oggi è una Maiden, insomma, ha lottato, però bene, bene, sono contento. È un cavallo secondo te che può allungare e fare bene oppure pensi che questo sia il suo standard migliore? No, secondo me fa anche qualche metro in più, perché nasce da una buona cavallo. Lei è figlio dell'arabo, però la mamma era una grande cavalla e ci contiamo. Ha messo un po' di condizionanti addosso, sta molto meglio. Ha avuto un periodaccio, influenza e tutto, però oggi ha dimostrato di... insomma, mi è piaciuto tanto. Ha combattuto in fondo molto bene. A me aveva colpito le parole di Angeletto Godani che l'aveva montato quando sì. Aveva detto questo è un buon cavallo. Questo è un buon cavallo, anche quando l'ha montato al debutto Fiori. Ha detto questo è un buon cavallo, solo che era un po' guardingo, di poggiava dentro, fuori, aveva ancora un po' dei cavalli. E Angeletto Godani è stato l'unico che ha detto questo è un treno, e sono le parole sue. Sì, 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 ce l'ho avevo no, ragione però. Da, sì, vabbè. È un treno magari un no, treno, però, no, però ha vinto, dai, sono contento, dai. Bene, abbiamo finito bene oggi, dai, 3 primi in scuderia, dai, bene, qualche piazzata. Sì, prima trick stagionale, sì, bene sì, dai, molto bene. Sono 8 le vittorie con questa. Ah non lo so, tieni no, conti sì, tu. Sì, eh. Prima ho detto così correggiamo le cose. Ok, d'accordo. Complimenti. Proseguire così, ok. Sì. Complimenti a tutto il team. Grazie. Pudu, ci ritroviamo dopo Birba CPS con un altro figlio di Caligola che un po' vi è familiare, però questo sembra un cavallo un po' più di qualità rispetto a Birba CPS. Allora, la verità è che aspetteremo a vedere e per le sentenze. E poi ci sono sempre i nostri tentativi di portare avanti la nostra razza sia di linea paterna che di linea materna. E più delle corse non ce lo può dire nessuno. Però va bene, dai, 2 primi lo scorso anno, quest'anno Califo CPS forse un pelo tardivo, però ha dimostrato di essere un buon cavallo anche in queste categorie. Sì, dai, quest'anno è che sono iniziate prima anche le corse, quindi gli abbiamo dato meno tempo. Gli altri l'anno scorso hanno avuto più la fortuna delle corse sono iniziate più tardi. E quindi aspettiamo, fiduciosi. E se no ci piace sempre venire e partecipare. Senti, lui figlio di Caligola e della Mezzosangue, penso di Bonorva, qui che era un approccio. Lo scorso anno era Caglietano, era Caligola per Caglietano, quest'anno è Caligola per approccio. Sì. La linea materna rimane sempre la vostra, quindi
si può sperare anche di fare un incrocio diverso per andare col fondo inglese. Sì, ci abbiamo anche quelli col fondo inglese, sono già pronti, adesso aspettiamo. Quindi ci sono le sorelle di l'una e dell'altra del fondo inglese, li vedremo. Ok, vi faccio i complimenti perché oggi comunque dietro c'erano linee buone che hanno vinto derby, gran premi, quindi vuol dire che anche questo cavallo merita un po' di considerazione in più. Speriamo che si ripeta e che non sia solo un caso isolato e una circostanza, una coincidenza astrale, dai. No, no, il cavallo in crescita si meritava la vittoria così come il secondo, è stato un testa a testa, comunque erano i più attesi, vuol dire che qualcosa mi hanno fatto vedere, quindi vi faccio i complimenti a te, a tuo padre, all'allevamento, perché comunque ci siete sempre, in bocca al lupo per il tutto. Sì, e comunque complimenti e auguri agli allenatori, all'allenatore Antonio e al suo staff che comunque sono loro che da dicembre e novembre gestiscono il tutto. Gestiscono il tutto e ci mettono impegno. Luca. Luca e tutti. Complimenti, Michele. Grazie. All until tomorrow, I'll be staring out the window thinking, keep us safe, keep us safe. All until tomorrow, I'll be watching every shadow thinking, il pomeriggio si è chiuso con il bel successo di Gribu dell'Alger nella condizionata riservata e puro sangue inglese di 3 anni sui 1800 metri. Il portacolori della scuderia San Giuliano, interpretato da un attento Francesco Ladu, si è portato subito in testa ad imporre il proprio ritmo alla corsa, immediatamente incalzato da Piattuoro che cercava di non perderlo di vista con il resto del gruppo impegnato a seguire l'andatura. Gribu dell'Alghera ha proseguito indisturbato nella sua marcia e in retta d'arrivo ha risposto con grande autorevolezza agli attacchi di Piattuoro che nulla ha potuto sull'allungo del vincitore. Dall'esterno la progressione esterna di La Cumbia e Gribu al comando ai 50 conclusivi, Gribu su Piattuoro, Gribu dell'Alghera che precede Piattuoro. Al terzo posto da Ori dell'Alghera aveva la meglio sulla Cumbia. Gribu dell'Alghera, da Battle of Marengo e la Bezzanga, è un ombra del signor Domenico Manca e di fatto regala la prima vittoria in Sardegna al jockey Francesco Ladu, sentito a fine gara. Come mi si è rilassato, ha respirato questo ritorno. Francesco Ladu, la prima che di Vani. Gribu dell'Alghera era un po' atteso, l'hai montato bene, hai portato alla fine la corsa perfetta. Sì, sì, benissimo. Ha dimostrato quello che ha fatto le ultime corse, che ha fatto più anche di Vani. Io ho fatto soltanto il passeggero, ha fatto tutto lui poi. Senti, vinci qualche divano per la prima volta anche in Sardegna, se non sbaglio, una bella soddisfazione. Sì, una bella soddisfazione dopo tanti anni, infortuni e balle varie, ce l'abbiamo fatta. Devo ringraziare la scuderia San Giuliano che mi ha dato questa possibilità. Speriamo che ce ne siano altre, dai. Sì, hai detto bene, un sacco di problematiche, infortuni, una brutta caduta 2 anni fa, però non ti ha mai mollato la passione per il campo. No, la passione no, dai, c'è sempre. Bravo e complimenti. Grazie, grazie. Yeah.